Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a vedere come trasformare il proprio telefonino in un telecomando per controllare tutti i device della vostra casa. Naturalmente, se il vostro telefonino, tablet o dispositivo mobile che sia abbia all'interno una porta infrarossa. Andiamo a vedere come. Ciao a tutti. Andiamo a vedere tramite il Samsung S6 l'applicazione Any Smart Remote come sarà possibile accendere o spegnere un dispositivo che avete in casa, tipo televisore, impianto Wi-Fi, Dolby Surround, condizionatore e quant'altro. Andiamo su Play Store, mettiamo Any Remote. Allora, c'è la versione free e la versione a pagamento a 7,91 euro. Iniziamo, apriamo l'applicazione. Questa è una lista di dispositivi che io ho attualmente memorizzato. Come si fa? Andiamo a memorizzarne uno. Premiamo più. Tra queste tre voci scegliamo Add Remote, quella in basso. Ok, terminata la ricerca, andremo a scegliere che cosa vogliamo comandare. In questo caso, un TV, metteremo Panasonic. Premiamo I, adesso vi fa una scansione, Most Models. Ok, fate bene attenzione, se il vostro telefonino è compatibile, cioè nel senso che ha all'interno il sensore IR per controllare i dispositivi con tale sensore, lo vedrete visualizzato sulla sinistra. In altro modo ve lo indicherà e vi dirà che non è compatibile col sensore IR. In questo caso sì, c'è, eccolo qui. Andiamo a premere. Se noi proviamo a premere acceso, lui accenderà il vostro televisore. Se lo farà, significa che è compatibile. In questo caso, ok, questo è il telecomando come si presenta. Abbiamo tutti i comandi che mette a disposizione il televisore. Mettiamo tieni. Salviamo col nome, metteremo Panasonic cucina e facciamo save. Telecomando salvato.